In banda con il Brogio, settimanale dedicato al mondo del volley. Con Andrea Brogioni, conduce Carlo Orzesco. Buongiorno a tutti, ciao Brogio, buongiorno. Ciao Carlo, bentornato, buongiorno a tutti. Buongiorno, siamo qui, non sei epurato nel frattempo, non figuri tra gli epurati, non ti ha mandato... una missiva da dove? Diciamo che ho già dato da quel punto di vista, cioè adesso dopo l'epurazione dello staff nella nazionale di pallavolo siamo passati, come abbiamo commentato la scorsa settimana, tantissimi messaggi, che ringrazio anche per i tantissimi messaggi che sono arrivati, e sono passati all'epurazione dei giocatori, ma ne parleremo caro Carlo, sì, anche dopo con un illustre ospite e anche un protagonista di questa, esatto, di questa situazione. Diamo subito il numero, sì, 349-869-2424, anche perché pallavolo più che mai in primo piano. Domani saremo impegnati tutto il giorno, anche come la radio, perché ci sarà al Zanotel il mercato. Sì, tre giorni del volley. Del mercato, e quindi a Bologna, perché la Lega Pallavolo Serie A è qui a Bologna, e quindi come tutti gli anni il mercato, la conclusione del mercato viene svolta nella nostra città. Ecco, volevo chiederti, proprio perché poi sarai anche tra i protagonisti, cioè il mercato fatto in questo modo, sì, ovviamente sono i giorni finali, per cui le trattative sono già state fatte largamente, qui si definiscono, no? Ecco, come ha senso nella pallavolo? Cioè tu come lo giudichi? Beh, è sicuramente la giusta conclusione di un mercato che quest'anno nella pallavolo è stato decisamente ricco, e sono tornati grandissimi campioni che magari nella seconda parte, anche in compagnia di un altro nostro ospite, Fabrizio Rossini della Lega Pallavolo Serie A, la commenteremo. Prima parte però mi piacerebbe dedicarla alla nazionale, alla World League, al nostro ospite che dopo chiameremo, ricordiamolo che è Dragan Travica, palleggiatore della nazionale azzurra per tutto il quadriennio, l'ultimo quadriennio, che è stato nell'occhio del ciclone appunto da questa epurazione brasiliana che Mauro Berruto ha cacciato a casa quattro giocatori, ricordiamolo: Travica, Randazzo, Sabbi e Ivan Zaitsev, dal ritiro azzurro di Rio. E dopo ne commenteremo. Quattro cattivissimi, no? Cattivissimi. Persone non gradite. Senti, però vedo che c'è già una grande richiesta di tuoi giudizi. 349-869-244, lo ribadiamo, perché per fare le domande già ce n'è una molto importante, perché poi introduce quello che era l'argomento che, sì, tu volevi fare. Cioè, ciao Brogio, la Francia vince la World League mentre l'Italia arriva sesta. La Francia vince con giocatori caratteriali come Ngapé, Ruzier, mentre noi mandiamo a casa dei giocatori. Non dice il finale. L'abbiamo detto noi. Non è che Berruto non sa gestire i giocatori. Grazie, complimenti, sei bravissimo. Ok, questa è tosta, perché è vero. Allora, ricordiamo, la Francia ha vinto la World League. La Francia è una squadra che ha fatto benissimo anche agli ultimi mondiali, ha perso la finale terzo quarto posto con la Germania, quindi insomma è un anno che la squadra di Laurent Tilly, ex stella del campionato italiano, grandissimo giocatore, questa squadra sta giocando benissimo. Quindi vince la Francia con giocatori, dice giustamente questo ascoltatore o ascoltatrice, con giocatori caratteriali, perché Ngapé noi lo conosciamo bene, l'abbiamo commentato spesso, lo schiacciatore di Modena è un fuoriclasse assoluto che va gestito, in quanto io sono dell'idea che tutti i fuoriclasse debbano essere gestiti, e anche Ruzier, insomma, nella sua esperienza a Cuneo con un allenatore bravo come Roberto Piazza, insomma, non è che abbia fatto la sua più bella annata. Quindi Francia vince con giocatori caratteriali, l'Italia manda a casa quattro giocatori dei quali due titolari, non dimentichiamoci, perché Ivan Zaitsev e direi poco caratteriali, perché obiettivamente sì, sul poco caratteriali dipende cosa intendiamo dire caratteriali, sono giocatori che vanno gestiti, e giustamente questo nostro ascoltatore ci chiede, non è che Berruto non sa gestire i giocatori, è la domanda che tutta l'Italia del volley si sta ponendo in questo momento, perché se apriamo la Gazzetta anche oggi c'è un altro monumento del volley, Franco Bertoli, ma ex Mano di Pietra, giocatore straordinario, che attacca direttamente attraverso Facebook sia Magri, quindi il presidente della federazione, che coach Berruto, dicendo esattamente questo: pare che ci sia un problema proprio di gestione. Adesso, se me lo fai andare a prendere, sì, te lo leggo
se mi lasci il mouse, okay. Sì, sì, certo. Franco Bertoli cosa dice nella sua pagina Facebook? L'epurazione dei quattro giocatori italiani dal Brasile credo sia vera e propria incapacità di gestire e creare un vero gruppo che è in crisi fin dal 13° posto ai mondiali del 2014 in Polonia. Come dargli torto? Cioè, nel senso, bisogna assolutamente mettere in mano a questa situazione. Io credo, come ho detto anche la scorsa settimana, per rispondere anche alla domanda, che l'epurazione di questi quattro giocatori è semplicemente il risultato di una gestione che è arrivata a questo culmine e che doveva essere evitata, soprattutto perché da tutto questo ambaradan, innanzitutto non siamo saliti sul podio, cosa che nelle ultime due manifestazioni e nelle ultime due Final Six l'Italia ha vinto la medaglia di bronzo, criticata, però vinta. E poi soprattutto non è stato uno spot per il nostro sport, perché tutti i giornali d'Italia, d'Europa, del mondo hanno parlato di questo caso qui. E in Italia sinceramente avremmo fatto anche volentieri a meno, perché la Repubblica che dà mezza pagina sulla pallavolo, non tanto per risultati sportivi, ma per dire che quattro sono semplicemente rientrati due ore dopo, non è un bello spot per il nostro movimento. Senti, Andrea, anche per dare un'idea, sì, di quello che potrebbe essere lo scenario, sì, perché l'Italia si deve ancora qualificare per le Olimpiadi, no? Ecco, se, ecco, se c'è la Coppa del Mondo di Brasile, no? In Brasile, che qualificherà per l'Olimpia brasiliana, questo lo dice anche Franco Berti. Sì. Ecco, nel caso, mettiamo nel caso che non vogliamo neanche prenderlo in esame, che l'Italia non fosse qualificata per le Olimpiadi. Ecco, è un fallimento che, totale. Ecco, ma anche dal punto di vista economico, secondo te, che ripercussioni può avere? Beh, allora, già sta World League qui, che come tu ben sai, la World League è fatta dalle televisioni e dagli sponsor. Quindi la World League, chi vince la World League vince $1 milione. Cioè, quindi sono soldoni che finiscono nelle casse, in questo caso della federazione francese, ma non solo. Seconda posizione, la terza posizione, sono soldi che girano. Già quindi questa World League fatta così, gestita malissimo a mio avviso, perché poi l'Italia, ricordiamolo, è andata lì 8 giorni prima per preparare al meglio questa Final Six, talmente è importante questa manifestazione. Quindi è un danno economico. Franco Bertoli ha fatto un piccolo errore. La Coppa del Mondo, questa World Champions Cup, è in Giappone, si terrà a settembre, regala 2 pass olimpici. È difficilissimo perché è molto, molto, le squadre sono sempre più forti, l'abbiamo visto anche in questa World League. Tu mi chiedi, se l'Italia non si qualifica, il problema della discussione di adesso sta proprio qua. In molti, Franco Bertoli soprattutto, ma ti assicuro, moltissimi giornalisti, moltissimi addetti ai lavori, dicono che la situazione è stagnante. Cioè, non o facciamo qualcosa adesso, e ovviamente Franco Bertoli chiede la testa di Berruto, non tanto perché sia bravo, scarso, non è questo il discorso, perché probabilmente si è rotto qualcosa con i giocatori, con il movimento. Quindi se c'è da cambiare, c'è da cambiare ora. Se non cambiamo, ci vuole una presa di posizione forte, decisa, chiara della federazione, perché la qualificazione ai giochi olimpici è assolutamente l'obiettivo più importante del prossimo triennio. Allora, io andrei con la pubblicità, 349-869-2424 per fare le domande, e poi andiamo a cercare il Dragan nazionale. In banda con il Brogio, settimanale dedicato al mondo del volley, con Andrea Brogioni, conduce Carlo Orzesco. Ed eccoci ancora qui in studio, Andrea, le domande stanno piovendo per il nostro ospite, lo chiamiamo subito, sì, lo coinvolgiamo subito, Dragan Travizza, buongiorno Dragan. Buongiorno ragazzi, buongiorno, ciao, a tutti. Buongiorno Dragan, che impressione mi fa sentirti per telefono via radio dopo 4 anni di lavoro. Senti che voce, bro, già al telefono, che strana, però ti ho riconosciuto subito. Senti come si sta, dove sei? Ma sono a casa, quindi si sta sempre bene a casa, con la famiglia e con gli amici giusti si sta sempre bene. Ma arrivi in ritardo anche a casa oppure solo in nazionale? Pensa a te, a casa invece la mamma e il papà mi fanno regar dritti. Grazie. E quindi torno sempre a casa, a casa presto. Senti Dragan, a parte gli scherzi, qui da questa radio abbiamo commentato moltissimo e sono arrivati tantissimi messaggi anche la scorsa settimana, ti puoi immaginare, no? Per questa notizia. A me piacerebbe sentire semplicemente innanzitutto come stai, perché
come tu ben sai, sei uno di quei giocatori al quale io tengo particolarmente, ma sì, anche grazie. Cosa, come l'hai vissuta, che impressione ti ha fatto vedere la nazionale magari in televisione e non da dentro al campo? Ma guarda, intanto vabbè, mi fa piacere sentirti e sinceramente non ho mai parlato di quello che è successo, di quello che sta succedendo con nessuno a parte con mamma, papà, sorella e amici migliori, sì. E credo che sia giusto così. Quello che ti posso dire è che c'è un bel mix di emozioni, dall'incazzatura, dalla delusione, dalla serenità, perché c'è anche quella, quindi è un po' difficile razionalizzare anche a 5-6 giorni di distanza il fatto accaduto bene la situazione. Sicuramente questo è il momento di prendersi le responsabilità, perché credo che sia giusto, bello, io sono poi sempre stato fatto così, tu mi conosci, sì. Bene, e non ho voglia nemmeno di prendere qualche posizione o dare delle giustificazioni, perché ci potrebbero anche essere, ma non è questo nel momento né nella situazione giusta. Adesso io mi rendo conto, insieme agli altri tre compagni di nazionale, che abbiamo fatto una leggerezza. Certo. Non mi sento neanche di dire una cazzata, perché mi sento di dire una leggerezza, veramente il termine giusto. Però credo anche che quello che abbiamo fatto non è successo a caso, nel senso che tu mi conosci bene, sai che io penso sempre che tutte le cose che accadono non per coincidenza, c'è sempre un filo logico, cosciente o incosciente, questo non lo so, però nulla succede per caso. E quindi ti ripeto, il momento è quello di accettare la decisione, per quanto grave, esagerata, non esagerata, questo non sta a me giudicarlo, però prendo questa decisione con grande umanità, con grande maturità, perché mi sento di essere così. Quindi torno a casa, soffro a casa con i miei familiari, con i miei amici, e ne avevo tanto bisogno, perché comunque sia lasciare il ritiro, lasciare una squadra con cui comunque condividevi la giornata, le difficoltà del momento fino a veramente poche ore prima di una finale importante come quella di Rio 2015, non pensavo neanche nell'anticamera del cervello di poter vivere una situazione del genere, soprattutto per quello che io penso della nazionale, per quello che penso abbia dato alla nazionale, per quello che penso sia sempre stato il mio valore inerente al gruppo azzurro. Però ti ripeto, bisogna essere uomini nella vita, e voglio esserlo soprattutto in questi momenti, quindi mi prendo le responsabilità, non voglio nemmeno tanto rispondere a qualche provocazione oppure, certo, a qualche giudizio che, come insomma, qualunque giudizio populista è sempre molto, molto personale, non mi va nemmeno di rispondere a tutte queste cose, perché sinceramente non ne ho nemmeno l'energia, ho tanta voglia di starmene a casa, di chiudere veramente le finestre e vivermi quello che non mi sono mai vissuto da 15 anni a questa parte, che è la famiglia e amici. È un momento un po' strano, devo ammetterlo, però insomma il tempo credo che darà il giusto giudizio a tutta questa situazione. Io sicuramente avrò modo di confrontarmi con chi mi ha inferito, tra virgolette, questa punizione, perché credo che sia umanamente giusto così, e spero che ci sarà un confronto umano. Poi da lì, insomma, quando ci sarà un confronto tra diretti interessati, credo che poi sarà giusto anche coinvolgere un po', no, tutto il resto, e spiegare veramente come mai si è arrivato a quel punto. E prima, c'è, faccio un po' fatica, certo, oltre, certo, a dirvi questo, no, cosa è successo. Dragan, qui abbiamo un sacco di domande, ovviamente, su quello che è successo, non te le vogliamo fare, però l'unica cosa che anche una domanda, visto e considerato che non è tanto il discorso in sé, quanto è il tempo che è stata scelta di fare questa decisione, cioè a pochi giorni da una finale così importante e da un momento così importante. Ecco, ma che clima si respirava? Cioè, indipendentemente da quello che è successo, che ha ragione, che ha torto, eccetera, che clima si respirava prima di un appuntamento così importante, che abbiamo anche detto prima aveva un valore non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista economico?
Certo, ma guarda, beh, dal punto di vista economico sì, ma insomma la qualificazione alle Final Six era comunque già un bel guadagno per la federazione, era anche quello poi il nostro obiettivo tecnico, qualificarsi e sicuramente ringraziare anche la federazione insomma di fare in modo che noi giocatori potessimo vivere delle esperienze così, quindi vabbè, a parte il discorso economico, chi se ne frega veramente. Il discorso tecnico, per la federazione più che per voi, cioè in generale, insomma, perché arrivare poi invece che sesti, arrivare secondo, non dico primi, secondi World League è tutta un'altra cosa, ecco. Cioè. Beh, dipende poi come si suddividono i premi, ogni nazionale ha le sue direttive, ti assicuro che con la qualificazione alle Final Six per la federazione è tanta roba, ecco, quindi poi... eravate già a posto, insomma, no, ma sinceramente non si fanno poi questi ragionamenti tra di noi, c'è un montepremi, la World League è un torneo molto ricco, c'è un montepremi e più alto sei nella certo, graduatoria, sì, meglio sì, è per tutti, certo. Però veramente noi quando giochiamo soprattutto con la maglia della nazionale, non è che si guadagna tanto e si guadagna con le vittorie, quello sì, ma veramente io potrei anche dare tutti i miei soldi a mia nipote piuttosto di vincere una medaglia, quindi quello veramente, ma al di là di me, al di là proprio di tutto il nostro gruppo, il nostro staff, non è mai stato focalizzato in questo. Comunque c'era un discorso sicuramente pallavolistico e personalmente quello che posso dirti, avevo tantissima voglia veramente di vincere una medaglia. Un po' per insomma l'anno scorso avevamo voglia veramente di riconquistare un po' il podio che avevamo malamente perso in Polonia e volevamo farlo. Sicuramente quello che è iniziato quest'anno era un percorso di una nazionale che voleva qualificarsi a Rio 2016. Il percorso è iniziato secondo me con veramente un'aria molto pulita in Australia, quando noi giocammo le due partite di World League, dove vincemmo anche per 3-1 e 3-1, sì, ci fu veramente un bel inizio, no? Il primo passo verso una direzione vincente, sì, giusta, determinata, collettiva e tutto quanto. Poi non lo so cos'è stato, se i risultati, se il clima strano, se non lo so, però sicuramente qualcosa è cambiato, cioè ti ripeto, lo so e probabilmente con un po' di presunzione posso credo di saperlo, però ti ripeto, non è giusto parlarne a chissà chi, è giusto che se ne parla con chi ha condiviso con me questo viaggio. Sì, dove è andato? È saltato la. Va bene, magari lo richiamiamo. Sì. Qui intanto mentre tu lo richiami i messaggi sono ne sono sì, arrivati una valanga. Quindi io sicuramente rispetto il pensiero di Dragan. Adesso quando lo richiamiamo però io un piccolo appunto glielo voglio fare, perché è vero che tu devi dare giustificazioni solo a chi ritieni opportuno, comunque sia, tra ipotizzo Berruto, la federazione e i quattro che sono stati cacciati, però c'è un grande però, la nazionale è di tutti, non è di proprietà solo né dei giocatori né degli allenatori né della federazione, e quindi ci sono centinaia di migliaia di tifosi che vogliono sapere il motivo, cioè perché è un po' troppo riduttivo come l'hanno posta dalla federazione all'allenatore questa chiamiamola epurazione. Però adesso Dragan sei nuovamente in linea? Eccomi, sì, la linea. Scusami. Mi sentite? Sì, ti sentiamo perfettamente. Io rispetto veramente al 200% quello che tu stai dicendo, anche sì, perché l'ho vissuta in prima persona anch'io, esatto, come tu ben sai, ecco. E dalla mia bocca non è uscito né un articolo né una dichiarazione. Ma un piccolo appunto te lo voglio fare, ma non sì, perché sono talmente in confidenza con te che mi sento di libero di farlo. È come un papà, credo, per te. No, lo so. È un grande. Il mio fratello maggiore, il papà no, perché no, lo fai vecchio, tuo papà è un mito del volley, quindi. Ecco, grande Ugo. Senti una cosa, no, però quando tu riterrai opportuno, giustamente, in sedi, però credo che il movimento voglia sapere da voi, certo, proprio da voi, certo, il vostro punto di vista, perché io mi metto in medesimo in una tifosa, in un tifoso che legge semplicemente che quattro suoi idoli
chi più che meno, sono stati mandati a casa e i risultati sportivi nell'ultimo anno non ci sono, non nascondiamo. E nessuno ha capito il perché, fondamentalmente, perché, quindi, perché la verità è questa, non esatto, è stato perché... quasi a tutti non è mai stato chiaro un po' questa vicenda. Guarda, io ti rispondo così, sì. Io, tu lo sai quanto io sono senza peli sulle lingue, quanto ami la verità, quanto ami il sapore della verità, soprattutto nelle situazioni che non sono chiare, poi se ci sono di mezzo anch'io proprio Ale. Io ti ripeto, ho talmente rispetto per il mio lavoro, per la mia nazionale, per la mia nazione e per quelle persone con cui ho condiviso questo percorso, che credo veramente sia giusto non sputtanare tutto quello che c'è stato fino adesso. E questo è proprio un discorso umano. Poi c'è un discorso, come si può dire, mediatico, che è quello di in questo momento prendersi le proprie responsabilità, perché io me le voglio prendere, perché ero il capitano della squadra, ero un componente della nazionale, voglio veramente prendermi tutte le responsabilità. Se c'è qualcuno che mi deve dare un millimetro, scusate il termine, di merda, o un chilo e mezzo di merda, io me lo prendo tutto, che sia giusto, che sia sbagliato, perché sono sempre stato così nell'affrontare le difficoltà e non voglio alzare la mano e dire ma è stato quello, quell'altro, non è stato colpa mia. No, anche se fosse, io voglio veramente prendermi tutto il negativo di questa situazione, perché voglio vivermela questa situazione, perché mi servirà. E poi quando sarà il momento giusto, quando riuscirò a chiarire di persona con chi c'è da chiarire una situazione, quindi sicuramente un po' ambigua. Mauro, quindi con Mauro Berruto? Ma credo con Mauro, credo con la federazione, sicuramente ho già avuto un confronto con molti dei miei compagni di squadra che oggi sono tornati al Brasile, però sicuramente ci vorrà un confronto con le autorità, quindi sia con Mauro che con soprattutto con la federazione, credo anzi di più con la federazione. E poi sicuramente ci sarà modo e tempo anche per me per razionalizzare il tutto e rendere veramente sul piatto la verità completa, la versione giusta, la versione che tutti vogliono sapere. In questo momento io sinceramente, sai come sono fatto io, che tendo molto a interiorizzare tutte le emozioni, non ho nemmeno voglia di aprire un social sono talmente contento di essere a casa in questo momento che avevo bisogno proprio di stare con mia mamma e fai benissimo, con mio papà e con mia sorella. E goditi il momento. L'unica cosa che ti dico, sicuramente scegli tu il tempo, però poi dopo io quando compro la Gazzetta dello Sport oggi e leggo che Franco Bertoli attacca Magri e Berruto e quindi diamo voce ad alcuni personaggi illustri come Franco Bertoli, che poi raccontano una verità vista dalla televisione, cioè questo a mio avviso non fa bene al nostro movimento, perché sono state bellissime le vostre scuse sui social, sia tue, di Giulio Sabbi, di Randazzo, di Ivan Zaitsev, però con i tempi necessari secondo me dovete dire voi la vostra, perché la vostra opinione è quella che fa la differenza. Come ti ho sempre detto, alla fine in campo ci andate voi, le critiche le ricevete voi e in questo caso poi siete voi che pagate tra virgolette le conseguenze. Beh, infatti Brogio, noi stiamo pagando un biglietto veramente salato, salatissimo, veramente veramente salato, forse non se lo immaginavano neanche loro che potessimo pagare un biglietto così salato. E se ti posso dire una cosa, nessuno dei quattro se lo merita così salato, per quello che sia successo e per la leggerezza che è stata fatta da parte di tutti e quattro, non meritiamo un trattamento, uno schiaffo così forte, ecco, questo è poco ma sicuro. E detto questo, quello che mi rallaccio a quello che stavo dicendo prima quando è caduto il telefono, tutti noi, tutti quelli che hanno cominciato questo percorso da aprile in poi, hanno veramente fatto di tutto, e questo parlo a nome di capitano della squadra, proprio per quanto riguarda i miei compagni di squadra, abbiamo fatto veramente di tutto per arrivare insomma ad affrontare le partite, per vincerle, per il bene di questa maglia, per la voglia di riportarla dove secondo me merita. E abbiamo fatto veramente di tutto, sia in campo che fuori, ci siamo stretti quando non era la situazione più rosea, ci siamo guardati in faccia, ci siamo parlati, siamo andati in palestra con ancora più determinazione, abbiamo fatto veramente, credo, tutto. E da questo punto di vista io e i compagni con cui ho condiviso questa avventura sento di poter veramente avere la coscienza pulita.
Poi è successo una brutta cosa, è successo veramente una cosa che io non ho mai vissuto per me, nemmeno mai sentito negli altri sport, insomma, sì. Leggevo ogni tanto di qualche cassanata, di qualche ballottellata, sì, però insomma quello forse è un altro mondo e ti fai una risata in più. Io una cosa così non l'ho mai vissuta, non so nemmeno se c'è mai stato un precedente. No, ti assicuro, però ti assicuro va mangiato il boccone. Ti assicuro che in nessuno sport di nazionale soprattutto sono stati mai mandati a casa dei giocatori, ma ti aggiungo di più. Beh, no. Questo su quanto mi riguarda non è mai stato cambiato lo staff ed è rimasto lead coach. Se questo che... Sì, no, diciamo, forse il basket la vicenda Hackett, sì, però lì c'era, era un po' diverso, però un po' diverso. Cioè, diciamo, senti, rompiamo la tensione, ti faccio l'ultima domanda, sì, tra tutte quelle che so, hanno fatto. Io lo so già, Carlo, dove vuoi parlare, ma non posso non fartela, visto che un nostro ascoltatore ha fatto questa e a questo punto ti prende la responsabilità di dare questa risposta. Curiosità, com'era il Brogio come allenatore? Oh, Dragan, mi raccomando. Guarda, Brogio, non posso parlare male di te, non perché siamo in radio, ma perché proprio non ce la faccio. Allora, io e Brogio ci conosciamo da quando io veramente ero un nanerottolo da spiaggia e sono cresciuto e me lo sono ritrovato come coach. E, io non sono stato molto fortunato nella mia carriera con i coach. Ho avuto buoni allenatori e con quali mi sono trovato bene, più o meno bene, però non ho mai avuto veramente nella mia carriera un allenatore che, scusate ancora il termine, che mi mettesse veramente un ditino in culo ogni giorno, nel senso che mi prendesse dietro, mi correggesse ogni volta, mi facesse fare degli esercizi di un certo tipo, tenesse veramente la mia crescita tecnica. E io in Brogio ho sempre avuto questa grande figura, un allenatore che tenesse la mia crescita tecnica e che ogni giorno mettesse, no, un tassello, una motivazione, una guida tecnica, un consiglio, eccetera, per cercare proprio di farmi migliorare. Abbiamo lavorato tantissimo in palestra, abbiamo lavorato tantissimo con la mia testa, con le nostre teste, e siamo arrivati dopo alcuni anni, siamo arrivati a questo grande evento che è stata l'Olimpiade di Londra 2012, in cui noi eravamo una cosa sola. Quando si entrava in campo eravamo veramente una cosa sola, sia tatticamente che tecnicamente, perché poi io parlavo sempre con lui sia tecnicamente che tatticamente, e i risultati sono stati abbastanza buoni secondo me, quindi sì. Io lo ricordo veramente come una persona che mi ha migliorato tantissimo umanamente e tecnicamente. Non ne ho mai avuti dopo così, non ne ho mai avuti prima così, e abbiamo discusso, abbiamo litigato, ci siamo guardati male tantissime volte, però è sempre stato un rapporto molto, molto contadino, molto fresco, molto puro, molto vero, e questo è quello che io amo di questo sport, quindi lo ringrazierò veramente per tutta la mia vita. Grazie, ecco, Drago. Dopo sempre. Che l'hai commosso non riusciamo poi, più a fare la trasmissione. Poi ti mando l'Ivan per il bonifico, bene, Brogio, esatto. Così mi fai... Anche perché dopo non riusciamo più a fare la trasmissione, esatto. Perché lui sta piangendo dalla commozione. No, ti lasciamo alla tua famiglia, alle tue vacanze. Grazie qui di cuore. È ovvio, grazie mille, ci Brogio. Sono tanta gente, tanti messaggi anche di gente che ti vuol bene, che ti saluta. Sì, lo so. Chiedo solo un'ultima cosa veloce, il tuo futuro. Il tuo futuro, il mio prossimo. Futuro sarà in Turchia, ad Ankara, e mi faccio un'altra bella esperienza all'estero. Avevo voglia di tornare in Italia quest'anno, sì. Però poi insomma non c'è stata la situazione perfetta, e quindi sono felice insomma di andare in un club molto ambizioso che punta a rivincere il campionato turco dopo averlo perso per poco l'anno scorso. In Champions è una squadra che può far bene, credo che ce ne siano altre più forti, però insomma la palla è rotonda, quindi e tra l'Alkbank e adesso e oggi c'è qualcosa di in mezzo? Bella domanda, questa è una bella domanda a cui non ti rispondo, perché ho pensieri talmente intimi che non posso condividere in questo momento, devo condividere prima con le persone coinvolte in questa maglia, e poi sicuramente si saprà. Ecco, credo che è molto molto vicino questa decisione, perché insomma fra poco iniziano i ritiri per la World Cup, quindi insomma ci sarà sicuramente modo di mettere un punto a capo, ecco. Grazie Dragan, grazie a voi ragazzi, un abbraccio. Ciao. Saluta, ciao.